Bisogna investire, bisogna investire. Avete investito, no? No, eh? Non vedo e non sento sì. Non lo sentite il senatore Giorgio Centurione dire alla figlia? Bisogna investire. Cosa? Beati voi che non avete uno scudo. Questi ne hanno migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia. Ci credo, con tutto quello che gli ha lasciato il maritino. Oh, povero maritino, se n'è andato troppo presto, però ha fatto in tempo a redimersi. E così, dopo aver sanato tutti i debiti, ha fatto in tempo a redimersi e a lasciare tutto in eredità alle figlie. Ma è Dama Broselli che deve amministrare il patrimonio. E il senator Giorgio, da buon politico e senatore, gli fa: investi a Roma, fai questo, fai quello. E quella è una rogna avere i soldi, perché poi bisogna investirli. Che fatica. Sai quella cosa per cui tu spendi 5 e guadagni 10, 20, 30. Più soldi hai e più ne fai. E più soldi fai? Ma che diamine ci fai? Boh, qualcosa ci faranno. Però il bello è che Virginia non è molto entusiasta della cosa. Certo, è andata a Roma a investire, ma adesso è tornata e vive rintanata in casa a pregare. Boh, qualcuno dice che si è messa a fare la monaca e adesso un'ora di lettura della Bibbia e l'ora in cappella e la Santa Messa. Ah, e poi certo, tutti i suoi doveri di mamma. Ma a proposito di mamme, con la suocera poi, sono pappa e ciccia, soltanto in un punto pare non si prendano. Maddalena le dice che dovrebbe pensare a risposarsi. Ci credo, così giovane, così bella. Ma lei pare non sentirci da questo orecchio. Ma si dovrà sentire. Il paparino mica la lascia così, a giocare a fare la monachella. Quello le sta già scegliendo il prossimo partito. C'è una fila di pretendenti, tutti pezzi grossi. Bisogna solo stabilire qual è il più redditizio. Ma anche Virginia è un buon investimento. Ottimo, direi. E allora, signori miei, bisogna investire. Bisogna investire! Bisogna investire! Signor Giorgio, ho seguito le sue indicazioni, ho trattato con Virginia dell'argomento e lei è sempre molto educata, sorridente, cambia discorso. Parliamo di tutto, ma del tema matrimonio è impossibile. Ma che, il tempo della vedovanza è arrivato al termine. L'ho lasciata in pace esprimere il suo lutto per il nostro compianto Gaspare, ma ora basta fare la vedova. È tempo di un nuovo matrimonio, per il bene suo e di tutti. E poi non è conveniente per una donna così giovane rimanere in questo stato. Lei è d'accordo, ritengo? Sì, certamente. Una donna così giovane deve risposarsi. Ho provato a dirglielo, ripeto. Le ho detto che così è sprecata, che potrà fare ancora del bene con una nuova famiglia, che ho già messo da parte delle cose da darle quando si risposerà e che io vorrò bene anche al futuro marito. E lei? Niente, non ne vuole sapere. Perché? Forse che qualcuno le ha messo delle strane idee in testa? Virginia è pur sempre mia figlia, la farò rinsavire io. Qui ci sono schiere di corteggiatori, tutti di ottima famiglia, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Padre, Virginia deve pensare anche al bene della nostra famiglia, del nostro casato. Io da parte mia, quanto fratello, sono disposto a mettere una buona parte di soldi, di denaro, per la dote. Certo, Francesco. Lo so che tu, come suo fratello, farai la tua parte e Virginia farà la sua. È decisivo per tutti che Virginia si accasi con chi possa contribuire al benessere familiare. Sappiamo tutti cosa vorrebbe dire arrivare al dogato. Avrei preferito non farlo, ma Virginia, dovrò intervenire con lei per sistemare questa faccenda personalmente.
Padre Gerolamo, le devo raccontare quanto mi è successo. Dimmi, Virginia. L'altra notte stavo dormendo, ero appena tornata da Roma. Sa, mio padre mi ha mandata lì per investire dei soldi in alcuni affari. Mm-hmm. E mentre dormivo ho sentito una voce che mi chiamava. Mi sono alzata, mi sono guardata intorno, ma non c'era nessuno. E io istintivamente mi sono voltata verso il crocifisso e lì ho sentito una voce che mi diceva: Virginia, voglio che tu abbandoni tutto e che mi serva nei poveri. E tu? Io, padre, sono scoppiata a piangere. Mi sono inginocchiata. E ho capito di aver sbagliato tutto. Ho sbagliato a investire quei soldi. Ma d'ora in poi voglio dedicarmi solamente ai poveri. In che modo? Questo non lo so ancora. Però la stessa voce mi ha detto: Virginia, voglio che tu soccorra i poveri in pericolo di cadere nel peccato o che vi sono già caduti. E poi nient'altro. Ad ogni modo, se questa è un'ispirazione dello Spirito Santo, ti farà capire quello che devi fare. Una cosa, padre, però ce l'ho ben chiara. Io voglio consacrarmi a Cristo. Vuoi farti monaca? Ma hai delle figlie da curare. Lo so, devo fare la madre. Ma anche se non potrò entrare in monastero, voglio lo stesso essere pronta per il mio sposo. E ho già fatto il mio voto di castità perpetua davanti a lui. Thank you.
Virginia, quello che hai detto è certamente qualcosa di originale, affascinante. Tuo padre però non sarà tanto contento. Hai già pensato a come dirglielo? Mio padre. Mio padre non è poi così severo come sembra. E poi anche lui dovrà sottomettersi al volere di Dio. Ma padre, padre, questa cosa dei poveri ancora non mi è chiara. Virginia, sicuramente il Signore ti mostrerà il modo e ti darà la forza per attuare la sua chiamata. Anche se siamo povere creature, Dio manifesta la sua potenza attraverso la nostra debolezza. Cara Virginia, come sai, devo immediatamente partire per la Corsica. Non possono aspettare il loro nuovo governatore. Perciò dobbiamo concludere questo capitolo che ti riguarda. Caro padre, io lo so, tu vuoi il mio bene, ma io ho già preso la mia decisione. Che decisione? Tu non hai preso nessuna decisione. Qui non si prende nessuna decisione senza di me. Caro padre, lo so, voi mi volete maritata. Ma io ho già fatto la mia scelta. Ah sì? E sentiamo, chi sarebbe questo pretendente sconosciuto? Padre, io ho deciso di consacrarmi a Cristo e rimarrò fedele a Lui per sempre. Perché padre, lui non può morire. Ma che stai dicendo, figlia? Tu farti monaca? Tu resti qui a fare la signora, la nuora, la mamma. Tu ti sposerai con la persona che ho già deciso io. E sarà un bene, sarà un'ottima cosa per te e per le bambine e per tuo padre. O vuoi compromettere la carriera di tuo padre e di tuo fratello, diventando così la disgrazia di tutta la famiglia? Padre, caro padre, io lo so che tu vuoi diventare doge, ma lo diventerai anche senza il mio aiuto. D'altro canto, è meglio puntare sulle cose durature. È meglio puntare su Dio e non sugli uomini. Gli uomini oggi sono amici e domani nemici. Oggi ci sono e domani no. Oggi promettono e domani ritrattano. Dio. Dio promette e mantiene. Dio non viene mai meno. Chi crede in Dio non verrà deluso. La gloria umana, padre, è effimera, passa in fretta. Meglio puntare sulle cose durature. E di' a mio fratello di non spendere soldi per la mia dote, perché sicuramente li potrà usare per scopi più utili. Mia cara Virginia, rifletti un attimo. Un nuovo marito porterà a te e alle bambine un grande vantaggio, e non solo economico. Dio non potrà che essere molto compiaciuto del fatto che tu metta al mondo tante figlie e figli che un giorno magari diventeranno preti o monache. Sì, sì, padre, sono convinta che Dio mi darà tanti figli e tante figlie, più di quanti me ne possa dare un uomo mortale. Virginia, adesso basta! Devi fare come dico io, altrimenti! Altrimenti tu non sarai più mia figlia. Caro padre, voglio dire anche a te, non perderai il tuo prestigio senza me. Ciò che è scritto in cielo certo lo avrai se tu in Dio confiderai. Ma il mio sposo oramai ho scelto già, anzi è lui che ha scelto me. Tu che non puoi morire, tu che non muori mai. Signore, io voglio te servire, tu che non puoi morire, tu che non muori mai. I miei capelli
risuscitò. Fino alla fine dei miei giorni in castità, questo è il più grande segno della fedeltà, di quell'amore che il Signore ha messo in noi, la libertà che Lui ci dà. Signore, io voglio te servire, tu che non puoi morire, tu che non muori mai. Senza tetto.